Sì, noi stiamo cercando di recuperare del terreno perso nelle prime battute del campionato, lì a San Martino e poi in casa con la Riana. Quindi ci mancano quei punti, altrimenti potevamo stare un pochettino più sotto per potercela giocare ancora meglio di come stiamo facendo. Civente Cervinare è una squadra abbastanza attrezzata e cercheremo in tutti i modi di poterci avvicinare. Logicamente speriamo in un passo falso anche loro, ma al di là del passo falso, se noi siamo più forti, come spero che lo siamo, perché fra qualche partita ci dovremo incontrare, se siamo più forti dobbiamo vincere, altrimenti se saranno più forti loro, di conseguenza meritano più loro il campionato, rispetto, almeno nella prima fase, poi c'è un ritorno da rigiocare ancora, quindi il cammino è ancora lungo. Facciamo una battuta perché in questo momento possiamo farla. Diciamo che si scontrano anche due attività uguali per la vittoria del campionato. Alla fine chi vincerà? Beh, no, va bene, queste diciamo sono cose molto delicate. Sì, abbiamo lo stesso lavoro con il presidente Cervinara. Sarebbe una competizione parallela, lungi da me a fare battute su questo tipo di attività. Comunque ho piacere che il presidente Ricci sta facendo delle cose gregge lì a Cervinara, una piazza molto calda, dove io invidio sinceramente un poco il pubblico, che so che hanno un pubblico caldo. Io mi incontro per la prima volta sinceramente col Cervinara, perché abbiamo fatto 4 anni, 5 anni se non ricordo male di eccellenza, di conseguenza avendo al Cervinara una categoria inferiore non ci siamo mai incontrati. Sarà sicuramente un piacere sotto tutti i punti di vista.